I lavori per la realizzazione della TAV, ferrovia ad alta velocità in Val di Susa, andranno avanti. Lo ha affermato il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che ha anche condannato gli scontri dei manifestanti con la polizia. Le violenze degli ultimi giorni non si possono giustificare e non saranno tollerate. Con i sindaci, ha continuato la Cancellieri, siamo pronti a qualsiasi tipo di dialogo, ma l'opera, intanto, deve andare avanti. Il mondo della politica è concorde con il ministro. Il deputato azzurro Antonio Mazzocchi, dopo aver solidarizzato con le forze di polizia, ha affermato che i lavori devono continuare nell'interesse del Paese. Anche il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Donadi, stigmatizza il ricorso alla violenza e ritiene che l'opera debba essere realizzata, ma auspica anche il proseguimento del dialogo con le popolazioni coinvolte dal progetto. Bisogna dire che le manifestazioni devono essere pacifiche, la violenza non sarà tollerata, non è tollerata e non sarà tollerata, non si può giustificare. Dopodiché con i sindaci siamo pronti a qualsiasi tipo di discorso, di dialogo, ma l'opera va avanti perché non ci sono dubbi su questo e la violenza non è tollerata. Io credo che l'opera deve andare avanti per gli interessi economici di questo nostro Paese e soprattutto grossa solidarietà alle forze di polizia che tentano, come hanno tentato, di bloccare queste provocazioni. Le violenze sono inaccettabili, le forze dell'ordine hanno il nostro sostegno e l'opera deve essere realizzata, ma noi crediamo però che il momento del dialogo non debba finire mai.